Allora, col ministro Bellanova saluto il presidente di Coldiretti Ettore Prandini e il presidente di Federmeccanica Alberto Dapoz. Allora, ministro, lei oggi ha detto chi prende sussidi aiuti nei campi, perché come abbiamo detto all'inizio la natura non conosce per fortuna il coronavirus, quindi va avanti, soltanto che non abbiamo più, mancano, vado a memoria, 200.000 immigrati che sarebbero venuti e che non arriveranno, quindi rischiamo di perdere le colture. Questo me lo lasci chiedere per favore al presidente di Coldiretti. Presidente Prandini. Sì, questo è il rischio che noi stiamo correndo, purtroppo con l'epidemia in atto, al di là del dramma che ovviamente tutte le famiglie, tutti i cittadini italiani stanno vivendo, ma c'è contestualmente un rischio enorme per quanto riguarda soprattutto i lavoratori stagionali che venivano ospitati nel nostro paese, provenienti principalmente da altri stati membri, che in questo momento non ci sono. Quindi la proposta è quella di semplificare, la proposta è quella di reintrodurre ad esempio i voucher come modello di recepire, poter recuperare manodopera magari anche di coloro che oggi sono in cassa integrazione e che potrebbe essere anche una forma per aumentare il reddito personale. Mi scusi, a proposito di voucher e la domanda che ha fatto anche Salvini, ministro, e però il sindacato è contrario. La sua posizione qual è? Ma la mia posizione, come sanno le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali, è la seguente. Noi ci troviamo di fronte a un problema vero, che è quello della mancanza di manodopera. Era un problema prima che arrivasse il virus, perché dai paesi dell'est arrivavano meno persone con contratti stagionali, per esempio dalla Polonia. Il problema si è aggravato. Adesso abbiamo di fronte questa situazione e io credo che nessuno deve chiudersi nelle sue certezze. Personalmente ritengo che non dobbiamo creare polemiche, che dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo per fare in modo che non un chilo di frutta, di ortaggio, un litro di latte sia distrutto, perché questo è un lusso che non possiamo permetterci mai, e a maggior ragione in questo momento dove aumentano le persone che non hanno la quantità giusta di cibo per potersi alimentare. Allora, ci sono cittadini immigrati nel nostro paese che sono stati utilizzati in nero e dei quali noi ci dobbiamo fare carico regolarizzandoli e mettendoli nella condizione di andare a lavorare nelle imprese con contratti di lavoro regolari. Ci sono i voucher che possiamo utilizzare, e intanto se dobbiamo discutere su come flessibilizzare, flessibilizziamo. Ho fatto una richiesta a tutto il partenariato sociale per dire: tutte le persone che in questo momento sono percettori di sussidi pubblici, che si chiama reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione, cassa integrazione, queste persone, se hanno disponibilità, se hanno voglia, si devono registrare e dobbiamo metterli in condizione di collaborare a quella filiera della vita, che è la filiera agroalimentare, che ci sta mettendo nella condizione di avere spazi di normalità nella nostra esistenza. In una fase dove tanti luoghi di lavoro sono chiusi, ci sono quelli aperti, che sono portati avanti da persone che hanno anche paura ad andare a lavorare, ma ai quali stiamo chiedendo uno sforzo straordinario, che siano imprenditori o che siano lavoratori. Di fronte a queste persone noi non possiamo permetterci il lusso di utilizzare spazi per polemizzare. Se c'è bisogno dei voucher, intanto utilizziamo quelli che ci sono, e se c'è bisogno di avere maggiore flessibilità, convocherò un tavolo di tutte le parti e insieme sapremo trovare la regolarizzazione, soluzione. Regolarizzazione temporanea anche degli stranieri, invito ai percettori di reddito di cittadinanza, tra l'altro sta un sacco di gente in attesa che i famosi navigator, ormai ce li siamo dimenticati, gli trovassero un posto, ma intanto magari possono rendersi utile. Guardate che il lavoro dei campi non è affatto un lavoro subordinato a niente, vale il lavoro in fabbrica, vale il lavoro in ufficio, tra l'altro è un lavoro meraviglioso perché si fa all'aria aperta, in paesaggi spesso molto, molto belli. Immagino che il presidente Prandini sottoscriva ogni parola del ministro Bellanova. Sì, assolutamente, però noi dobbiamo creare quelle condizioni appunto perché si danno poi delle risposte concrete. Noi abbiamo bisogno nel giro di pochissimo tempo di avere manodopera a disposizione. Io non voglio essere ripetitivo, ma lo strumento del voucher, soprattutto quello cartaceo,
aperto anche a chi è in cassa integrazione rispetto ad altre forme, è quello che ci dà la possibilità di reperire questa manodopera. E poi contestualmente, purtroppo, l'agricoltura, se su alcuni settori come quello dell'ortofrutta, come alcuni comparti lattiero-caseari, sta andando bene, sta tenendo, quindi dando delle certezze ai consumatori e ai cittadini che il cibo ci sarà e non andremo assolutamente in sofferenza, abbiamo altri settori che invece stanno attraversando una crisi che è drammatica. Per Ad esempio? esempio, il settore del vino, il settore vitivinicolo, come quello del florovivaismo e come quello della pesca. A questi settori io chiedo alla ministra Bellanova di darci una mano a dare delle risposte concrete a queste aziende perché rischiamo di perderle. Ma, insomma, il governo, il ministro dell'Economia, ha detto che ci saranno 200 miliardi per tutte le imprese. Per me tutte significano tutte. Anche quelle agricole di qualunque settore, quelle meccaniche di qualunque settore, grandi, piccole. Se avete messo, ed è una cosa bella, poi parleremo della cassa integrazione, la cassa integrazione anche per chi ha un dipendente, è bene che anche l'azienda agricola che ha uno o due dipendenti possa beneficiarne, o sbaglio? Ma sì, noi abbiamo fatto una proposta che nelle prossime ore arriverà nel Consiglio nei prossimi giorni arriverà nel Consiglio dei Ministri, che è quello di garantire liquidità per le imprese, per tutte le imprese. E la nostra proposta è quella che venga data la possibilità di accedere al credito con rate molto lunghe, dilazionate nel Esattamente, tempo, e esattamente. dare alle imprese almeno il 25% del fatturato dell'anno precedente con garanzie dello Stato, perché noi abbiamo bisogno di avere un sistema produttivo che stia in piedi, sia quello che adesso è in attività, sia quello che è fermo e che deve organizzare la ripresa produttiva. Ma insieme a questo voglio dire al Presidente Prandini, che sa benissimo che siamo impegnati proprio per dare risposte anche a quei settori. Io lo so che chi è superficiale in questa fase vuole presentare il settore dell'agroalimentare come il settore che guadagna. Siccome noi siamo un po' all'antica, siamo abituati a studiare e ad approfondire le questioni, sappiamo che c'è un pezzo che sta andando bene, quello che, dove i prodotti arrivano nelle catene della distribuzione. C'è un pezzo che è fatto per esempio dal vino di qualità, dal vino di eccellenza che ci ha resi grandi nel mondo attraverso l'export, che è fatto dalla filiera del pesce, che è fatto dalla filiera dei latticini, che è fatto dal latte. Per quello che io potevo come ministro, ho fatto un bando per acquistare un valore di 6 milioni di euro di latte fresco per fare in modo di non avere un'eccedenza e una distruzione. Ho fatto un bando per acquistare 14 milioni di euro di pecorino. Ho destinato 50 milioni di euro per far fronte da una parte agli indigenti e dall'altra parte a un'eccedenza di produzione, ma c'è un problema con il quale dobbiamo misurarci, che è quello del mancato export, perché c'è un pezzo che noi non riusciamo a far andare all'estero perché non ci sono i consumi, e c'è un pezzo che è bloccato in Italia, perché se chiudi gli alberghi, chiudi i ristoranti, chiudi i bar, è evidente che ci sono delle produzioni che È una soffrono e che tragedia. soffrono Bene, pesantemente.